Oh, qual buon vento! La principessa di Hyrule e Link, il custode della spada suprema. Una spada ormai del tutto riparata e pronta per tornare nelle tue mani. Te ne siamo davvero grati, grande albero Deku. Oh, oh, oh. Non serve ringraziarmi. Io non ho fatto assolutamente nulla. È una spada che col tempo si ripara da sola. Non importa quanti danni abbia subito, tornerà sempre come nuova. Non è la sua sola qualità. Se imbevuta di potere sacro, la forza della spada diventa sempre più prorompente. Più intenso sarà il potere, più devastanti gli attacchi. Tutto questo è in grado di fare la spada leggendaria che è stata creata dalla Dea. Una spada che diventa ancora più forte. La spada suprema. E quello cosa? Quella la spada suprema. Una lama che va in frantumi con il mio miasma non ti servirà a nulla. Zelda. E tu, portatore della spada, Link. Ah, siete la speranza di Raul. Ed è questo il vostro meglio? Come fai? Come fai a sapere i nostri nomi? Thank you.
Guarda. Oh, poveretta. Oh. Ma dove sono? Non volevamo spaventarti. Perdonaci. Mi presento. Io sono Sonia. E tu, invece, come ti chiami? Io sono la figlia di Re Rohan di Hyrule. Mi chiamo Zelda. Che risposta inaspettata. Il regno di Hyrule è stato fondato da noi due. Mi sembra bizzarro che ci sia un altro re. Voi due avete fondato Hyrule. E voi siete il re. Sì. Io sono Raul, sovrano di queste terre. La regina Sonia e re Raul. No, non può essere. Lo sapevo. Questo non è il mondo che conosco. Sono finita nel passato delle leggende, un lontano passato. Questo è davvero il tempo della nascita del regno di Hyrule. Anche noi siamo sorpresi quanto te puoi credermi. Se sei in grado di manipolare il tempo grazie alla tua gemma segreta come Sonia, non abbiamo motivo di dubitare di te. Ma come? Io le ho creduto fin da subito. Davvero ti servivano delle prove, Raul? In lei avverto sia il mio potere che il tuo potere della luce. Ma soprattutto, sento che fra noi c'è un legame di sangue. Deve essere così. Allora, Zelda, dimmi un po'. Poco fa hai detto che desideri ritornare alla tua epoca il più presto possibile. Sì. Nell'epoca da cui provengo sta succedendo qualcosa di atroce. Per questo devo tornare il prima possibile. Ma non so come fare. Non so nemmeno come diavolo ho fatto a ritrovarmi qui, in questa epoca. Ascolta, Zelda. Vedrai che troveremo una soluzione. Adesso però torna al castello con noi. No, io non... Ti presenteremo a tutti come una mia lontana parente. Non sarebbe una bugia, non trovi? Potrai anche cambiarti. Concediti un po' di tempo. Ti sarà d'aiuto. Vi ringrazio di cuore. Stavo pensando, Mineru potrebbe conoscere un modo per farti tornare nella tua epoca. Mineru, dite? Sì, nessuno conosce la cultura Zonau meglio di lei. Proprio come noi, anche lei possiede una gemma segreta. Dopotutto è mia sorella. Mi è bastata una sola occhiata. Ne sono certa, questa tecnologia non appartiene alla nostra epoca. Tuttavia, credo di poter riuscire a ripristinare la sua funzione di teletrasporto. Vorrei lavorarci un po' su. Va bene se la prendo in prestito? Ma certo, ti ringrazio molto. Il tuo aiuto è prezioso, Mineru. Il piacere è tutto mio. Allora mi credi sul serio riguardo al fatto che provengo dal futuro? Ovvio, ti ho creduto fin dall'inizio. Ascolta, Mineru.
Conosci un modo per far tornare Zelda nella sua epoca, nel futuro? Suppongo sia stata la tua gemma segreta a permetterti di viaggiare nel tempo. L'effetto di queste gemme aumenta il potere già posseduto da chi le indossa. Nel mio caso aumenta il potere che consente allo spirito di separarsi dal corpo. Nel caso di Raoul, il potere della luce che esorcizza il male, mentre Sonia è in grado di controllare il tempo. E nel tuo caso, avverto entrambi i poteri, quello della luce e quello del tempo. Ma la tua gemma pare amplificare solo il potere del tempo. Il potere del tempo? In fin dei conti, la gemma segreta non fa altro che amplificarlo. Decidere come utilizzarlo e controllarlo dipende solo da te. Pertanto, se nemmeno tu sai come tornare alla tua epoca... C'è una leggenda sulle gemme segrete. Narra di un rituale proibito chiamato incantesimo draconico. Chi ingerisce una gemma segreta si trasformerà in un drago senza età e riceverà in dono la vita eterna. Capisco. In un certo senso, anche quello è un viaggio nel tempo. E secondo te questa leggenda potrebbe aiutarci, ho capito bene? Sì. Tuttavia, la leggenda non si conclude qui. Il prezzo per chi anela all'immortalità è un eterno oblio dell'anima. Per questo è stato tramandato come un rito proibito. Ammetto che inizialmente l'avevo considerato. Era una possibilità per trascendere il tempo. Ma se il prezzo da pagare è così grande, non ha senso continuare. Mi dispiace. Avrei voluto fare di più. Come possiamo fare? Mia cara Zelda, non preoccuparti. Continueremo a studiare il tuo potere. Presto ne sapremo sicuramente qualcosa di più. Sono sicuro che Sonia sarà lieta di aiutarti. Sì. Il regno di Hyrule sarà mio. Franco di Moldenotter è in avvicinamento! Numero ignoto! Sono tantissimi! Quante Moldenottere? È impossibile! Ma da dove arrivano? Spazzate via tutte! Come diavolo ho fatto? La forza bruta non funzionerà. Thank you.
gemma segreta Zonao. Interessante. Per troppo tempo abbiamo esitato ad accettare i vostri numerosi inviti. In nome di tutto il popolo Gerudo, vi prego di accettare le mie più sincere e sentite scuse. Umilmente ci prostriamo dinanzi a voi affinché il nostro popolo possa godere della protezione della corona. Questo vi fa onore, Ganondorf. Pertanto, accetteremo il vostro voto di fedeltà a Hyrule. Si dice che nasca un solo Gerudo maschio ogni 100 anni. Godere della lealtà di un eroe come te, sovrano per diritto di nascita, ci tranquillizza enormemente. È un onore per me, maestà. Quando gli Zonao scesero dal cielo nella notte dei tempi, tutti pensarono di trovarsi al cospetto di autentiche divinità. E adesso un loro discendente è diventato re e si è unito in matrimonio a una donna Ilia. Spingersi oltre i confini del proprio popolo per governare sul mondo intero è notevole. Chi avrebbe immaginato che un giorno gli Zonao si sarebbero estinti, con voi e vostra sorella come sole eccezioni? Una situazione che definirei sfortunata. Anche se giungesse la mia ora, questa pace non verrebbe infranta. Il nostro regno è forte e vivrà ancora a lungo. Il tuo gesto è stato molto apprezzato. Ci aspettiamo grandi cose da te, Ganondorf. Puoi andare? Sì, maestà. Perdonate, maestà. Percepisco nel cuore di quell'uomo delle indefinibili ambizioni oscure. E non solo, il suo stesso nome mi mette come a disagio. Sono ben consapevole della sua natura malvagia. Però è proprio per questo che desidero tenerlo vicino per poterlo controllare meglio. Non devi preoccuparti, Zelda. Va bene. Stai bene, Zelda. Hai un'aria alquanto pensierosa. Vi chiedo scusa. Stavo pensando a come poter tornare nel mio mondo. Che cosa dovrei fare? Se solo fossi in grado di poter manipolare il tempo come voi, maestà, forse riuscirei a tornare in qualche modo. Vediamo. Il segreto è cercare nell'oggetto come se volessi scavare nei suoi ricordi. Devi chiedergli dove è stato e come è arrivato dov'è ora. Solo così potrai riportarlo nella sua posizione originale. Oh, i ricordi degli oggetti. Sta tranquilla, prima o poi ci riuscirai anche tu. Così troverai il modo di tornare a casa. Ma Zelda, sento che c'è qualcos'altro che ti turba. Eh? Vuoi tornare a casa il prima possibile? E tuttavia, vuoi anche trovare il modo di aiutarci in questa era, non è così? Ma come? A Sonia non si può nascondere proprio nulla, non è vero, Zelda? Apprezzo molto che ti preoccupi per noi, Zelda. Però è normale che tu sia in pensiero per la tua epoca, non credi?
Vedi, non sei solo in grado di plasmare il tempo. Possiedi anche il sacro potere di esorcizzare il male. Dovrai utilizzarli entrambi per proteggere la tua epoca. Oh, Regina Sonia! E non dimenticare, anche Link vuole rivederti sana e salva. Link, ha detto? Non avevo mai sentito questo nome. È uno dei Cavalieri Reali. In origine era stato incaricato di essere la mia guardia del corpo. Ma poi è diventato l'eroe che ha salvato me e il regno di Hyrule dall'annientamento. Oh, addirittura un eroe. Potete dirlo, lo ammiro davvero tanto. Pensate che non si arrende mai in nessuna situazione. Sì. È davvero forte. Lui è un autentico eroe. Ah, si direbbe che tu abbia grande fiducia in lui. A sentirne parlare così bene, mi è davvero venuta voglia di conoscerlo. Hai ragione. Vorrei tanto conoscerlo anch'io. Deve essere proprio gentile e coraggioso. D'altra parte, se Zelda ne parla così... Allora, Zelda, di che cosa volevi parlarmi? Qui non ci disturberà nessuno. Puoi stare tranquilla. Sei proprio una stupida. Però, mi sorprende sentirti parlare con questo tono. Se davvero vuoi provare a ingannare gli altri, fallo per bene, burattino di Ganondorf. Credevi davvero che non ce ne saremmo accorte? Beh, ti sbagliavi. Regina Sonia! Regina Sonia! Finalmente! Finalmente è mia!
menzogna! È troppo tardi, Raoul. Hai peccato di superbia, arrogandoti il potere divino. E invece ora quel potere è nelle mie mani! Quella donna ha pagato il prezzo della tua arroganza. Sei stato uno stolto a credere di potermi controllare, e questo errore ti costerà la vita! Dobbiamo pensare alla regina. Maestà, ci è appena giunta notizia. Il nemico si è impadronito anche dell'ultimo villaggio del deserto Gerudo. Allo stato attuale, l'esercito del re dei demoni è troppo potente per noi. Sì, lo so bene. Lasciate che mi occupi io del re dei demoni. Raoul, ormai è troppo tardi. Non puoi sperare di fermarlo con le tue sole forze. Ma vedi, tu non sei solo. Le Gerudo, i Gor, gli Zora, i Rito e anche Zelda. E ovviamente anch'io. Noi siamo tutti con te. C'è una cosa che desidero mostrarvi. Quelli sono le gemme segrete. Devo chiedere a tutti di darmi il vostro potere. Oggi qui riuniti,
giuriamo sulla nostra vita. Eterna fedeltà a Raul, il re della luce. Mia Sonia. Ah, Zelda. Vostra Maestà, prima che domani affrontiate il re dei demoni, c'è una cosa che devo dirvi. Io sono finita nella vostra epoca, dopo aver scoperto una mummia sepolta. Ah. Su, continua. Quando ho visto Ganondorf trasformarsi grazie alla gemma segreta, tutto quanto mi è stato chiaro. La mummia che avevo scoperto era proprio lui. Credo che quell'uomo non possa morire. Nonostante tutto, è sopravvissuto fino alla mia epoca. Significa che domani noi non saremo in grado di sconfiggerlo. Sarà tutto inutile e Ganondorf vincerà. Ma allora voi, Vostra Maestà, forse, ma non posso tirarmi indietro. È stata solo la mia arroganza a condurci fin qua. Ed è mio preciso dovere pagarne il prezzo. Ma soprattutto, io sono il sovrano di Hyrule. E il compito di un re è salvaguardare e proteggere il proprio popolo. Persino a costo della sua stessa vita. Vostra Maestà. E se proprio non dovessimo riuscire a sconfiggere Ganondorf, ci affideremo a Link e alla spada che brandisce. Sarà lui la nostra ultima speranza. Ma ricorda, in quel futuro tu non eri mai giunta nella nostra epoca. Ora invece sei qui. Zelda, qualcosa ti ha portato qui per un motivo preciso. Non può essere una coincidenza. Io sono qui per un motivo. Molto, molto tempo fa, gli Zonao, discendenti degli dei, scesero dal cielo sulla superficie del mondo terreno. Portarono con sé un dono dagli dei, le gemme segrete, degli artefatti in grado di aumentare il potere di chi li possiede. Mio fratello Raul guidò il suo popolo con il sapere degli Zonao. Fu in quel periodo che incontrò la giovane Sonia, sua futura sposa. Raul diede a Sonia una delle gemme segrete e insieme fondarono un grande regno nelle terre dove si erano stabiliti. Il regno prese il nome di Hyrule e Raul e Sonia ne divennero i sovrani. Insieme al loro popolo lo resero una terra prospera e pacifica. Ma all'improvviso si verificò una tragedia. Dalle sabbie del deserto emerse un uomo malvagio. Il capo delle Gerudo, Ganondorf, uccise la regina Sonia e si impadronì della sua gemma segreta. Il potere della gemma trasformò Ganondorf nel re dei demoni. Dopo aver creato il suo esercito di mostri, sferrò il suo attacco.
Irule lottò strenuamente per fermare i mostri, ma ben presto la potenza e il numero dei nemici condussero il regno sull'orlo della sconfitta. Fu allora che Raul ideò un piano per ribaltare le sorti della guerra. Affidò a un manipolo dei guerrieri più forti le gemme segrete, trasformandoli in saggi, e insieme cercarono di sconfiggere il re dei demoni. Raul e i saggi avevano la forza per sconfiggere Ganondorf e avrebbero dovuto prevalere. Tuttavia, il potere del re dei demoni era cresciuto più di quanto avremmo mai immaginato. E anch'io crollai di fronte a quella potenza. Tutto sembrava irrimediabilmente perduto. Fu allora che Raul... decise di rischiare il tutto per tutto. Troppo tardi! No, è finita! Il tuo orgoglio sarà la tua rovina, Ganondorf! Sapevo bene che non sarei sopravvissuto a questo giorno! Vostra Maestà! I millenni non saranno che un battito di ciglia per me. La mia vittoria è inevitabile. No. Fra molti anni apparirà una persona in grado di sconfiggerti. Il portatore della spada suprema, Link. Ricorda questo nome. Link... Interessante. Non vedo l'ora di conoscerlo. In qualche modo siamo riusciti a intrappolarlo. Però, Link, temo che nemmeno tu riuscirai a sconfiggerlo. Oh. Thank you.
suprema. Però come è possibile? Significa che Link sta bene. Hai viaggiato nel tempo fino a me affinché ti potessi ripristinare. Zelda, qualcosa ti ha portato qui per un motivo preciso. Non può essere una coincidenza. Finalmente so cosa devo fare. Sì, è qualcosa che posso fare solamente io. Così riusciremo a sconfiggerlo. Il prezzo per chi anela l'immortalità è un eterno oblio dell'anima. Io dovrò rinunciare a me stessa. Link. Vienimi a cercare. Mi stai dicendo che quella spada ha viaggiato nel tempo proprio come te? Sì, l'ho visto con i miei occhi, e non solo, nella mia epoca. La spada suprema che vedi, anche danneggiata, è riuscita a ferire il re dei demoni. Lo stesso re dei demoni che è immune ai nostri poteri. Ah. Allora... esattamente. Cosa suggerisci di fare con la spada? La caratteristica della spada suprema è che se assorbe potere sacro, con il tempo si ripara e diventa ancora più potente. Sì, capisco. Quindi se potessimo ripristinarla e potenziarla, diventerebbe l'asso nella manica contro il re dei demoni. Tuttavia, con la potenza che il re dei demoni ha dimostrato di avere, potremmo avere bisogno di molti anni. Non ho proprio idea di come fare. Come possiamo rifornire la spada di potere sacro così a lungo? Un modo ci sarebbe. Non vorrei... Sì, con quell'incantesimo ce la farò. Te l'ho già detto. Quell'incantesimo è proibito. Significherebbe rinunciare alla tua umanità. Non vorrei mica... Va tutto bene. Ti rendi conto che non c'è ritorno? Non appena ho sfiorato la spada, ho capito tutto. È per questo motivo che ho viaggiato nel tempo. Io voglio ripristinare la spada suprema e consegnarla a Link. Ho capito. E così è la tua decisione. Questa situazione è stata causata dall'arroganza di noi Zonao. Per questo dedicherò il resto della mia vita ad aiutare il tuo eroe. Per il nobile Link farò tutto ciò che posso. Anche se il mio corpo dovesse perire, sarò con voi nello spirito.
Sarebbe quella la spada suprema. Una lama che va in frantumi con il mio miasma non ti servirà a nulla. Sei imbevuta di potere sacro, la forza della spada diventa sempre più prorompente. Più intenso sarà il potere, più devastanti gli attacchi. Vedi, non sei solo in grado di plasmare il tempo. Possiedi anche il sacro potere di esorcizzare il male. Chi ingerisce una gemma segreta si trasformerà in un drago senza età e riceverà in dono la vita eterna. Grazie, Mineru. Ti ringrazio per tutto. Link. La spada suprema, ti prometto che presto tornerà da te. Fino ad allora, mi prenderò cura di lei. Io continuerò a infonderle il mio sacro potere. E poi vedrai, sarà in grado di sconfiggere il re dei demoni. Il prezzo per chi anela l'immortalità è un eterno oblio dell'anima. Per Irule. Link. Link. La tua spada, la spada suprema, è l'unica in grado di distruggere il re dei demoni. È vero, una volta è stata sconfitta, ma un lungo sonno ristoratore guarirà le sue ferite. E stavolta riuscirà a sconfiggere il re dei demoni. Stavolta infonderò in lei un nuovo potere. Tu sei la nostra ultima speranza. Pregherò che questa spada giunga un giorno fino a te.